foto che sono state scattate prima di un disastro. Oh, ma che bella giornata! Oggi andiamo a farci una girata in barca in riva al mare. Oh, aspetta, c'è una balena gigante che ci sta venendo letteralmente addosso. Ecco perché io ho paura del mare. Non sai mai cosa ci puoi trovare lì sotto. Questi hanno avuto la sfortuna che si sono trovati letteralmente una balena gigante. Ho paura che oggi non siano qui a raccontarci com'è finita. Saranno pescatori? Non lo so. Madre natura si starà ribellando? Non lo so. Ciao a tutti amici e benvenuti sul canale, rieccoci qua con un nuovo video e oggi guarderemo insieme delle foto veramente assurde che sono state scattate proprio nel momento giusto quando un disastro, una cosa bruttissima stava per succedere. Spero tanto che questo video vi piaccia, mi raccomando lasciatemi un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se siete nuovi e venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, se là vi lascio il link qua sotto nell'info box. Non riesco a pensare neanche ad uno scenario in cui una persona che abbraccia un alligatore non venga letteralmente strappata in mille pezzi. Cioè la bocca di questo alligatore è tipo aperta, enorme, gigante ed è pronta di staccarti quel braccio con cui tu lo stai tanto abbracciando, ok? Oh, ma che carino questo procione! Non avevo mai visto un procione così carino, così dolce! Un procione molto delicato, amorevole, soprattutto amorevole. Lei sta soltanto cercando di prendere un po' di sole e poi il cane tipo sei di mia proprietà, baby! Ha marchiato il suo territorio. Peccato che molto probabilmente il cane non sarà neanche suo. Signore, scusami, ma penso che quest'onda sia già stata occupata da uno squalo. Quindi c'è posto per uno solo. O tu o lo squalo. E quello che mi sembra avere più probabilità fra i due sia lo squalo. A quanto ho capito c'è anche la storia di questa foto, insomma. Il ragazzo stava seguendo lo squalo, cosa che non si fa mai a uno squalo. Questo squalo si è vendicato perché poi è andato sotto al ragazzo e ha buttato all'aria sia il ragazzo che la tavola da surf. Lui è rimasto ferito, però adesso dovrebbe stare bene. È un lieto fine? Non saprei. Spero che il tizio abbia imparato una lezione. Dai, facciamoci un bel selfie! Sarai la futura madre dei miei figli! La vera storia dietro a questa foto in realtà è che questo ghepardo è scappato da uno zoo, ha inseguito questo uomo e l'ha aggredito. Quindi alla fine hanno dovuto sparare al ghepardo per fare in modo che appunto non facesse del male all'uomo. È una storia davvero triste che abbiano dovuto sparare al ghepardo, che tutto ciò sia successo. Purtroppo gli animali non appartengono agli zoo e queste cose possono succedere, devono essere messe in conto. Quel cammello non voleva farsi un selfie. E tesoro, senti, basta, io non voglio fare nessuna foto con te, non ho fatto il mio makeup oggi, non è che mi devi mettere questa foto su Instagram, ok? Ti faccio il culo! Abbiamo un'altra storia triste, ragazzi, un altro esemplare di uomo pazzo, perché quest'uomo è entrato dentro la gabbia delle tigri, si è messo davanti alla tigre, letteralmente come a dire: ehi, sono qua, eccomi, il tuo pasto è arrivato, sono pronto. La tigre si è messo davanti a lui e l'ha fissato negli occhi per esattamente 15 minuti e le persone che stavano fuori a guardare volevano difendere questo esemplare di uomo idiota, hanno iniziato a buttare dei sassi, delle cose addosso alla tigre per farlo allontanare, ma questo non ha fatto altro che aggravare la situazione, che ha fatto sì che appunto la tigre poi attaccasse e desse fine alla vita dell'uomo. Oddio, che storia! Posso dire che in questo caso sono dalla parte dell'animale oppure sarebbe una cosa troppo cattiva? Non andavano buttati neanche i sassi, secondo me. Cioè, non è colpa della tigre. La piramide alimentare, ragazze, ricordatevi che noi siamo all'ultimo posto! Siamo all'ultimo posto della catena alimentare! E visto che so che sicuramente vi starete appassionando a queste storie tristi, ne ho un'altra. Questa volta riguarda un uccello. Queste persone hanno deciso di andare a prendere sto pavone allo zoo così perché, lo so, ma non gli è bastato a quanto pare accarezzarlo perché si sono messi a staccargli le piume. A quel punto il pavone ha completamente perso la testa perché ha detto: scusami bitch, non toccare le mie fottute piume, sono mie,
tu non te ne pigli, diciamo che insomma ci siamo capiti, è finita male, davvero male. Quindi devi togliere le piume a sto povero pavone, ma perché dovete immischiarvi con gli animali in questo modo? Lasciateli vivere. Oh mio Dio, cos'è quella cosa? Vi giuro, la pelle d'oca, soltanto guardarlo mi sento male, raga. Immaginate averlo addosso. Questo si è fatto semplicemente una nuotata. Sto robo qua gli si è attaccato addosso. L'animale passi completamente inosservato dietro la tua schiena a farsi i suoi bei comodi, insomma. E a quanto pare può causare parassiti, oh my god, gravissimi problemi di respirazione e soffocamento. Dopo aver sentito questo, per me è un altro no per il mare troppo alto, in cui non vedo che cosa ci sta sotto. Ouch. È per questo che non bisogna supportare questi eventi, manifestazioni del genere. Sono contenta per te che almeno ti abbia preso le mutande e non qualcos'altro, anche se di mezz'ora avevi pure qualcos'altro, te lo dico. Quest'uomo stava nuotando felicemente in mare, incontra uno squalo, a quel punto impazzisce perché lo squalo gli sta venendo davanti, no? E gli dà un pugno fortissimo, cioè... Chi è che dà un pugno allo squalo? Aiuto, addio. E a quel punto lo squalo ha capito che non può fare assolutamente niente, scappa via, se ne va, l'uomo torna in riva ed è andata. È salvo, yes. Non sapevo che dare un pugno ad uno squalo avrebbe funzionato e non è stato morso. Sta bene, a posto. Non dico che questa sia la soluzione, non fatelo mai, non vi avvicinate agli squali. Ma per lui ha funzionato. E niente ragazzi, detto questo vi mando un super mega bacione. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Ciao a tutti!